Gesù è il tuo amato. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è la domenica dove ricordiamo il battesimo del Signore, che conclude il tempo di Natale. Infatti da domani inizia il tempo ordinario dell'anno liturgico. Matteo 3, 13, 17 è il Vangelo che oggi la liturgia ci consegna. Lo leggiamo insieme. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Amen». Oggi la liturgia ci presenta il battesimo del Signore. È un evento davvero molto forte, molto significativo e precede il ministero pubblico di Gesù. La domanda sorge spontanea: come mai Gesù, ormai trentenne, si è fatto battezzare? Potremmo dire: come mai Gesù, il Figlio di Dio, colui che è venuto a salvarci, a redimerci, si è sottoposto a questo battesimo? Tra l'altro è il battesimo di Giovanni, un battesimo per la conversione, per il pentimento, tanto che Giovanni il Battista stesso diceva: «Venite, fatevi battezzare e pentitevi dei vostri peccati per la conversione, perché il Regno dei Cieli è vicino». Come mai allora Gesù va da Giovanni il Battista e si fa battezzare? Quasi sembrerebbe che anche Gesù è peccatore. Guardate che c'è una similitudine quasi identica immediatamente dopo, quando Gesù va nel deserto e viene tentato dal diavolo per 40 giorni, finché è a digiuno. È simile perché, come mai Gesù, Figlio di Dio, si lascia tentare, lui che non può peccare? Guardate che tutto ciò che Gesù ha fatto per noi, lo ha fatto per te. E allora vediamo che nel battesimo, che significa in greco immergersi, Gesù si è immerso in quell'acqua per la remissione dei peccati. Ed è stato lo stesso gesto quando lui sulla croce si è lasciato crocifiggere e uccidere, portando il carico e il peso di tutti i nostri peccati. Così in quell'acqua Gesù ha iniziato questo ministero. Come lui stesso ha detto a Giovanni il Battista: «Lascia fare, perché dobbiamo adempiere ogni giustizia». Qual è la giustizia di Dio? Qual è la giustizia del Padre? Se non che Gesù è venuto per perdonarci, per salvarci. Quindi in Gesù noi troviamo il progetto di Dio, che non è la condanna, che non è il puntare il dito verso di noi, verso ciò che abbiamo sbagliato o ciò che abbiamo fatto di male. Ma Dio dice: «Io vi ho donato il mio Figlio, per mezzo del quale voi sarete salvati».
Ecco che Gesù esce dall'acqua perché ha preso su di sé i nostri peccati. Così come quando è andato nel deserto, si è lasciato tentare, ma ci ha indicato la via, che è la parola di Dio, per uscire, per vincere le tentazioni. E una volta uscito dall'acqua, scende lo Spirito Santo e una voce dal cielo, la voce del Padre che dice: questo è il figlio mio, l'amato. In greco, agapetos, colui che il Padre ama e colui che il Padre ha mandato a noi. Ma questo amato è il nostro amico. Che relazione noi abbiamo con Gesù? In questo battesimo suo la comprendiamo meglio. Lui è il nostro amico, colui che vuole dare la vita per te, colui che vuole pagare il prezzo tuo, della tua condanna, la vuole mettere da parte, riscattarti. Ecco la missione di Gesù, il Figlio di Dio. E per il Padre è l'amato, è l'amore, ma è l'amore più forte che ci sia. Ecco perché quando un cristiano, o uno anche che non ha fede, incontra Cristo, Cristo diventa l'amato con la A maiuscola, perché Lui è la fonte di amore. Gesù è davvero quella persona che ti ama più di qualunque uomo o donna al mondo, più di tua madre, di tuo padre, di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi amici. Gesù ti ama così tanto perché è il segno dell'amore del Padre per te. Allora diventa per noi l'amato, e noi, le persone che vogliamo bene, siamo davvero affezionati, gli siamo vicini, li amiamo. Che sia davvero per noi Gesù il nostro amato. Grazie Signore per questa tua parola, perché oggi mi fai sperimentare quanto sei grande, quanto sei buono e misericordioso. Aiutami a venirti incontro, ad amarti come tu mi ami, con un cuore libero, senza condizioni. Aiutami a seguirti speditamente, soprattutto ad avere fiducia in te, che sei il dono del Padre per la mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, questo slogan di oggi sia davvero un input nella nostra vita, un comando, ma soprattutto un desiderio. Gesù è il tuo amato. Il desiderio di scoprire l'amore di Cristo e di innamorarci di Lui, come è stato per me già dall'età di 15 anni. E il Signore riempie tutti i nostri vuoti con il suo amore e con la sua grazia che è soprannaturale. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Gesù guarisce il tuo cuore. Un bellissimo corso, soltanto in presenza fisica, quindi non in live streaming, dove parleremo della guarigione interiore. Gesù viene a liberarci. Per chi volesse partecipare, potete iscrivervi sul nostro sito e decidere se venire a Strona domenica 15 gennaio oppure il 22 a Torino. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio. Date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Il Signore
benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque. Il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore.